Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Spirito Santo, vieni al nostro soccorso. Abbiamo bisogno di te, di tua unzione celeste, per poter approfittare di questo momento, questa catechesi che provo di fare sulla preghiera, affinché sia veramente un nutrimento per il resto della nostra vita. Amen. Amen. Verissimi, avete notato che in tanti messaggi della Madonna, lei comincia con: cari figli, vi invito ancora oggi a pregare. Anche tante volte ha detto: cari figli, pregate, pregate, pregate. E se lo ripete tre volte c'è un motivo. Allora, per cominciare, voglio fare una citazione bellissima da Don Dolindo, che tutti voi italiani conoscete, no? Don Dolindo Riotolo. È un santo di Napoli. Ascoltate bene. Chi prega è veramente armato, è forte ed invincibile, perché la preghiera da sola sconcerta tutti i piani umani e diabolici e può persino indurre Dio a piani nuovi di amorosa misericordia. La preghiera è una forza multipla, ammirabile, che ha efficacia sullo spirito e sulla materia, sulle creature e sul medesimo creatore. Ripeto, perché questo è molto importante. Se ritenete solo questo oggi, già avete il tutto. Chi prega è veramente armato, è forte e invincibile, perché la preghiera da sola sconcerta tutti i piani umani e diabolici e può persino indurre Dio a piani nuovi di amorosa misericordia. La preghiera è una forza multipla, ammirabile, che ha efficacia sullo spirito e sulla materia, sulle creature e sul medesimo creatore. Don Dolindo Ruotolo. Allora, oggi un po' di tempo per parlare della preghiera e vorrei, diciamo, sottolineare il fatto che tante volte la Madonna ci ha detto tre volte: pregate, pregate, pregate. Perché tre volte? Perché ci sono tre piani, diciamo, tre profondità della preghiera. Allora, uno che comincia a pregare perché si è convertito, già grazie a Dio si è convertito, crede in Dio, crede che c'è Dio, crede che Dio è potente e dunque è contento di avere un Dio, venendo dell'ateismo, e vuole approfittare del suo Dio. Allora, primo grado della preghiera, cosa fa? Chiede a Dio quello che ha bisogno. E questo è bene, perché il padre ama che il figlio va da lui per chiedere i bisogni che ha un figlio. Però questa preghiera è un po' centrata sui nostri bisogni, come vediamo noi. Ad esempio: Signore, dammi un lavoro, Signore, dammi la persona per sposarmi, Signore, guariscimi, 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 guarisci il mio marito, guarisci il mio figlio, Signore, dammi questo, dammi quello, fammi arrivare questo. Bene, niente male lì, però avete notato che questa preghiera è come un monologo davanti a Dio. E spieghiamo a Dio cosa c'è da fare. Dunque, è come dire: Signore Dio, Signore Gesù, Signore Padre, tu ascolti la mia preghiera e ti prego di fare come voglio io, secondo i miei piani umani. E già è un primo grado della preghiera, perché significa che parliamo con Dio.
ma il monologo. Allora in questo monologo, diciamo, primo grado della preghiera, anche se buono, è l'inizio di un viaggio spirituale che deve andare avanti. E dobbiamo passare dal monologo al dialogo. E tante volte la Madonna ci ha ripetuto, la preghiera è un dialogo, è una conversazione con Dio. E questo è bellissimo. Allora, dobbiamo cambiare dal stadio di monologo al stadio del dialogo. Ma c'è un ostacolo maggiore, la paura. La paura. Perché se vediamo che Dio non fa quello che vogliamo, sappiamo che entriamo in crisi, perché chissà cosa c'ha il Signore nella sua mente come piano per me. Dunque c'è la paura che Dio faccia una cosa che non ci piace, che non corrisponde ai nostri piani. E allora c'è una piccola crisi. Come fare allora per passare dal primo grado al secondo grado, che è un dialogo? Abbandonare questa paura, che non deve essere per niente, abbandonare questa paura particolarmente nelle mani della Madonna. E come cominciare questo dialogo? Allora, vedete, una volta che Mirjana era in Sarajevo, pregava il rosario e sapeva che a tale ora deve arrivare la Madonna, aspettava l'apparizione. Al momento dell'apparizione la Madonna non viene, ma invece viene un giovane molto bello, molto, ecco, seduttore, molto così, e ben vestito, elegante, tutto. E lui dice a Mirjana, non dovresti seguire la Madonna, perché sai, se la segui ci avrai delle prove nella tua vita. Dovresti invece seguire me. E così ci avrai un successo nella tua vita sentimentale. E Mirjana, sentendo che lui criticava la Madonna, ha detto no. E subito questo bel giovane si è trasformato, era Satana. E Mirjana ha detto, sai, Sor Emmanuel aveva gli occhi come un fuoco. E lei, allora, è andato via, e lei tremava di paura davanti a questa apparizione, virgolette, e grazie a Dio subito dopo la Madonna è apparsa, dicendo, scusami Mirjana per aver permesso questa cosa, perché volevo che tu capisci che Satana vuole distruggerti. È l'autore del male, del suicidio, della droga, tutto il male, le messe nere, il divorzio, l'aborto, la menzogna, le guerre, tutte queste cose del male. È lui l'autore di questo. Allora, e volevo farti capire che lui esiste e fa del male. Era una lezione per Mirjana molto importante. Allora, analizziamo un po' la situazione. La situazione è che siamo tutti, diciamo, vittime di questa tentazione, di pensare che se andiamo con Dio, con una vita di preghiera, con i sacramenti, con il rosario, la messa, tutto, allora abbiamo il rischio di avere delle prove insopportabili. E allora preferiamo andare come il mondo, fare un po' quello che vogliamo e avere una dolce vita e secondo la nostra mente. Allora questo è importante, lasciare la paura della volontà di Dio. E tanti genitori hanno paura che il figlio diventasse prete o la figlia religiosa. Tanti hanno bloccato la vocazione del figlio o della figlia per paura che lui o lei si entra in convento, si fa suora o sacerdote. Ho paura che Dio chiederà una cosa impossibile. E
c'è l'immaginazione. Ma se Dio mi chiede di fare il missionario in Africa, no, no, questo non è possibile. E c'è questa paura, perché immaginiamo cosa potrebbe fare Dio con noi. C'è questa paura di lasciare la nostra propria volontà. Allora, questa paura è l'ostacolo numero uno che dobbiamo vincere, lasciare stare. Come facciamo? Possiamo dare alla Madonna, veramente questa paura. La prende lei, fa la colletta di questa paura che abbiamo noi, la paura della volontà di Dio, dei piani di Dio, che certamente fanno vacillare i nostri piani. E grazie a Dio che fanno vacillare i nostri propri piani, perché sono umani e Lui, Dio, vede l'eternità di una persona. Noi invece vediamo il tempo presente, il tempo terrene, il tempo di questa situazione di oggi. Vediamo come ciechi, vediamo molto, molto poco, ma Lui vede l'eternità, perché Lui vuole, come scopo, vuole assolutamente salvare le anime. E se Lui permette una prova, c'è un scopo bellissimo, che questa prova permetterà a noi o ai nostri familiari di essere salvati invece di essere persi. E dunque sempre c'è da ringraziare, lodare, ringraziare in tutti i momenti. Un'altra cosa da dirvi bellissimo, allora, ascoltate bene, anche di Don Dolindo Ruotolo, che amo tanto, perché è una persona che ha avuto tante prove e quando parla guarisce i cuori, guarisce della paura, guarisce, ecco. Allora, prima di passare al terzo piano, voglio leggere questo. Tutto si piega per la preghiera. Oh, meraviglia stupenda! Ciò che era pesante si sollieva per la preghiera. Ciò che era impotente opera per la preghiera. Ciò che era insozzato si fa candido per la preghiera. Ciò che era carne si fa spirito per la preghiera. Oh, stupore! Le strapotenti forze della natura si piegano per la preghiera. I fiumi dell'ira irrompente si dissipano per la preghiera. E i cicloni, gli uragani, i flutti, le tempeste si placano per la preghiera. E sulle agitanti turbe ritorna la pace per la preghiera. Tutto si piega innanzi alla preghiera. Perciò pregate, pregate, e non venite mai meno come non viene mai meno il respiro e il palpito del cuore. Se non pregate, figli miei, siete abbandonati come figli orfani che sono nelle angustie della fame e non hanno il petto materno a cui suggere la vita. Pregate sempre, senza interruzione, affinché la misericordia di Dio vi abbracci, la sua provvidenza vi provveda, la sua carità vi riscaldi, il suo amore vi elevi, la sua grazia vi santifichi per farvi cittadini del paradiso. Ecco, avete capito? Allora, siamo ancora al secondo piano della preghiera, quando c'è questa paura, ma la paura la dobbiamo dare. È un esercizio che potete fare oggi, stamattina dopo l'incontro, lasciare le vostre paure della volontà di Dio. Allora, quando abbiamo lasciato e ci siamo abbandonati alla volontà di Dio, dicendo, Signore, che la tua volontà sia fatta, è un passo enorme. Siamo passati dal monologo al dialogo, perché a quel momento pensiamo, io ho questo piano, però chissà se Dio c'è un altro piano per me. Se altro piano per me, mi abbandono a questo altro piano, perché Signore,
Mi fido a te che il tuo piano è divino e la cosa migliore per me. Questo costa dire questo. Allora mi fido, mi abbandono a te. Qualsiasi il tuo piano, Signore, vado in questa direzione. Non voglio la mia, il mio pensiero, il mio sentimento. No, no, no. Sono tutto tuoi, Signore, fa di me quello che vuoi. Fa di me quello che vuoi, secondo il tuo piano divino che c'hai sulla mia vita. Perché sapete che quando siamo stati concepiti nel grembo, Dio aveva, il Creatore, aveva un sogno sulla nostra vita. E questo sogno era la santità, di essere una sola cosa con Lui. Ecco il piano di Dio per noi. E questa è la nostra gioia. Come dice la Madonna, nella preghiera troverete la più grande gioia. La preghiera è il desiderio dell'anima umana, perché proprio è una cosa che si mette nell'abbraccio di Dio. Il cielo cominciato. Dunque, una persona che arriva al secondo piano, che si abbandona con fiducia ai piani di Dio, comincia a essere molto felice e ci arriva la pace. Quello che non arriva troppo nel primo grado, perché abbiamo il rischio che i nostri piani non siano buoni. Allora arriva la pace e camminiamo, e a quel momento, se ci abbandoniamo bene, vediamo già i segni della provvidenza di Dio. E dunque più vediamo segni che Lui si cura di noi, allora più siamo contenti, felici, pacevoli. E allora vogliamo andare avanti ancora di più nell'abbandono, nella fiducia. E così camminiamo, e camminiamo già una persona che cammina così, già cammina nella santità. Già cammina nella santità, perché vuole solo fare, come la Madonna, vuole solo fare quello che vuole Dio. Allora, mi direte, allora se siamo già arrivati alla santità, come mai c'è un terzo piano? Allora, come l'ho detto, per passare dal primo piano del monologo al secondo piano del dialogo, sì, ci vuole una forte decisione, non solo di abbandonare le paure, ma anche di abbandonarsi e di essere attenti, di avere le orecchie del cuore attenti nella preghiera per ricevere l'unzione dello Spirito Santo e sapere in ogni momento cosa fare, essere guidati, essere, diciamo, guidati senza resistenza. Però questo richiede una decisione, una forte decisione. Invece, per passare dal secondo piano al terzo piano, non facciamo noi la decisione. Questo appartiene a Dio solo. E come fare allora? Cominciamo nel secondo piano, nella fiducia della volontà di Dio, nell'abbandono, nella pace di avere un Dio che si cura di noi, di gioire già della pace di Dio. Allora, quando Dio vede che siamo proprio completamente abbandonati al suo volere, alla sua volontà, ai suoi piani, qualsiasi, Lui prende questa decisione e ci fa passare al terzo piano. Cos'è il terzo piano? È bellissimo. E vuol dire che tutti noi, siamo invitati a raggiungere questo piano. Perciò la Madonna dice: pregate, pregate, pregate 3 volte. Abbiamo adesso il terzo piano. È Dio che decide che questa anima ha provato che veramente è attaccata a Lui e vuole fare la sua volontà. Ha camminato nella fiducia, nell'abbandono, e dunque è pronta questa anima. E cosa succede allora? Che nella sua gioia, nella sua misericordia, nella sua potenza, Gesù permette che mette il suo cuore nel nostro cuore.
nel nostro petto, diciamo. C'è come un scambio di cuore. Ormai, come dice San Paolo, non sono io che vivo, è Cristo che vive in me. Lui non aveva più il cuore da prima, aveva il cuore di Gesù dentro. Dunque, se aveva lui il cuore di Gesù dentro, ha potuto dire, per me vivere è Cristo nella verità. È stupendo questo, è stupendo, è veramente avere il cielo dentro. Allora, se abbiamo ricevuto questo dono incredibile, divino, di avere il cuore di Gesù stesso nel nostro petto, siamo preparati allora a sentire tutto, pensare tutto, chiedere tutto secondo il cuore di Gesù. Dunque, uno che è arrivato qui, nel terzo piano, la sua preghiera è sempre esaudita. Perché? Perché non è più la sua preghiera, è la preghiera di Gesù in lui. Dunque il padre subito sente il suo figlio e dà quello che dice. Allora, è bellissimo. Perciò la Madonna ci invita a raggiungere questo stadio di preghiera, questo stadio di appartenenza al Signore, la santità. Allora, ci sono molti diversi modi di vivere questo stadio, però ci sono dei segni, quando conosciamo una persona, dei segni che questa persona ha raggiunto questo piano. Cosa sono i segni? Non so se copro tutti i segni, però, come l'ho detto, prima di tutto, la preghiera di questa persona è sempre esaudita. Pensate a Padre Pio, pensate a Suor Faustina, pensate alla Teresina. La Teresina che ha potuto dire: Dio fa sempre la mia volontà perché io faccio sempre la sua volontà. Una grande santa. Allora, primo segno che la preghiera di questa persona è sempre esaudita perché è la preghiera di Gesù nel suo cuore. Bene. Un'altra cosa molto importante, un segno incredibile, è che per questa persona, siccome c'è il cuore di Gesù dentro, si rallegra di tutto ciò che glorifica Dio. Penso a Suor Faustina, che vedeva più o meno qualche volta le anime. Se vedeva un'anima molto molto santa, aveva una giubilazione dentro perché sentiva il giubilo di Gesù dentro. Aveva il cuore di Gesù dentro. Allora si rallegriamo di tutto ciò che piace a Dio. La natura, una persona santa che vediamo. E anche abbiamo le sofferenze di Gesù davanti al peccato, davanti al male, davanti ai tradimenti, davanti una vita che fa male, davanti tutti i modi di fare, diciamo, un danno al cuore di Gesù. Sentiamo quello che sente Gesù, soffriamo quello che soffre Gesù. E questo è bellissimo, perché allora è Gesù che ci ha salvato con le sue sofferenze, la sua passione e resurrezione. E se noi abbiamo dentro il cuore di Gesù, che soffre dunque come Gesù ha sofferto, davanti il male, davanti le tenebre, davanti le menzogne, davanti l'impurezza, davanti il peccato su tutte le sue forme, allora questa sofferenza cosa produce nell'anima di questo stadio? Un'anima, una sofferenza molto feconda per la salvezza delle anime, perché è la sofferenza stessa di Gesù in noi, e anche una cosa che insegno molto chiaro, che la persona si rallegra di soffrire per le anime. Se una volta soffrite anche una cosa dura e vi viene la gioia di soffrire per le anime, siete lì. Però tanti siano ancora me, tanti e io anche stesso, davanti a una prova ci lamentiamo. Questo non va.
perché Gesù volentieri è stato sulla croce, volentieri si è dato nelle mani dell'nemico, volentieri, perché non vedeva tanto la sofferenza, vedeva il frutto dell'offerta, che era la salvezza delle anime. Dunque questa persona, come Gesù, si rallegra di poter dare a Gesù un'occasione di salvare più di anime. Vi do un esempio preso dalla Vizca. Tanti anni fa aveva un tumore alla gola. Va a Roma per fare, togliere questa tumore e torna a Medjugorje. C'aveva una come si cratice così tutto il collo, l'ho visto così tutto rosso, la marca dell'operazione. E allora io stupida dico a Vizca: ah Vizca, allora penso che è stato duro per te a Roma questo intervento. E lei mi guardava con un sguardo pieno di luce, di gioia, di incredibile, e mi fa: oh Sor Emmanuel, era meraviglioso a Roma. Perché sai, noi amiamo tanto Gesù che cerchiamo dei regali a fare a Lui. Quando c'è un intervento, una malattia, una sofferenza, ecco il regalo che ho trovato per Gesù. Allora ho potuto fare a Gesù questo regalo di questo intervento. Che gioia, che meraviglia che ho potuto fare questo regalo a Gesù. Perché lei è stata insegnata, dalla Madonna dall'inizio dell'apparizione sul frutto della sofferenza. E dunque, la conoscete bene forse, l'ha vissuto con intensità tutti questi 41 anni, con intensità, e perciò che non la vediamo adesso perché è è con Gesù, con Gesù. Nella gioia, nella lode, nel ringraziamento, nella santità e nell'offerta della sofferenza. E dunque, terzo piano. Vedete, dunque questa è la bellezza che la Madonna ci invita quando ci dice: pregate, pregate, pregate. Allora dobbiamo noi fare la decisione, già passare dal primo piano al secondo piano, lasciare le paure e tutte le restrizioni che facciamo. Signore, che la tua volontà sia fatta, ma Signore, per favore, non chiedermi questo, non chiedermi quello. Questo è umano, Allora noi camminiamo così. Noi non dobbiamo giudicare il valore della nostra preghiera. Mi piacerebbe raccontare questo esempio che mi piace tanto, e forse voi, ci sono pochi che conoscono già questa storia. È la storia di un mendicante di Parigi che si trovava sempre alla porta di una chiesa San Giacomo a Parigi, e lui aveva una compagna continuamente con lui. Questa compagna era la bottiglia di vino, dunque era continuamente più o meno ubriaco, malato dell'alcol, e mendicava davanti alla porta di questa chiesa, e era molto molto male. E c'era una brava donna generosa che l'aveva notato e ogni tanto dava a lui un po' di cibo, un po' di una cosa per mantenerlo, e lei aveva notato che lui ogni giorno lasciava il suo posto vicino alla porta e andava nella chiesa e si metteva davanti il Santissimo, davanti il tabernacolo, e poi dormiva, perché l'alcol e tutto quanto, dormiva un po'. E lei è stata impressionata. E una volta ha detto a lui: ma Paolo, si chiama Paul, Paolo, vedo che ogni giorno vai tu nella chiesa, ti metti davanti il tabernacolo e poi dormi. Vedo che non preghi, perché vai lì allora? E lui fa: ma dal momento che quando ero ragazzino, ho imparato un po' le preghiere, ma ho dimenticato tutto. Non so più una preghiera. Allora perché vai lì? Ma hai visto Dio nella sua scatola lì?
è da solo, ma è Dio. Non c'è nessuno per venire a fare compagnia a lui. Ci vado io? Non va bene di lasciare Dio stesso da solo così in una scatola. Vado lì, arrivo, lo saluto e dico: ciao Gesù, sono io Paolo, vengo a trovarti. Poi mi sedio e sì, è vero che dormo. Lei, mamma mia. Poi passato un po' di giorni e vede che un giorno Paolo non è più lì vicino alla porta e pensa: ma sicuramente sarà nell'ospedale perché malato come era del fegato. E allora lei va all'ospedale, lo trova, era sdraiato con tanti tubi, giallo e morendo, possiamo dire. E lei dice: ecco, sono venuta per ovvero che non stai bene, tornerò domani a vederti. E lei parta per te dicendo, pensando: sicuramente domani lo trovo morto. Il domani arriva nella stanza, la camera di Paolo, e lo trova seduto sul letto, rosso, bene, gli occhi pieni di luce, buona salute, normale, veramente radiante di gioia. E dice: ma Paolo, cosa è successo a te? Ieri eri quasi moribondo, e adesso ti vedo resuscitato. Cosa è successo? E lui fa: ma non so, stamattina quando mi sono svegliato ho visto un uomo al piede del mio letto, ma bello, bellissimo questo uomo, vestito di bianco, un sguardo meraviglioso, e mi ha fatto: ecco Paolo, sono io, Gesù, sono venuto per trovarti. E a quel momento mi sono sentito bene. Cosa possiamo tirare fuori di questa storia bellissima? Che Gesù chiede quello che possiamo fare. Lui non poteva pregare. Diceva lui: non sono più nessuna preghiera. Ma c'aveva il cuore per Gesù. C'aveva il cuore per... Solo lui in questa grande città di Parigi pensava: ma a me mi ha messo Dio nella scatola e non c'è nessuno per visitarlo. Questo non è giusto. Ci vado io. E tutti quelli che fanno le belle preghiere, rosario, adorazione, messa, quelli che sono buoni cattolici, lasciano Gesù da solo nel tabernacolo. Ci voleva questo povero che non aveva più niente, neanche la salute, per dare questa gioia a Gesù di essere visitato. E vedete come Gesù ha gradito la sua povera preghiera. Ciao Gesù, sono io, ti vengo a trovare. Era la sua preghiera, ma con tanto cuore, con tanto amore, con tanto rispetto e con tanto adorazione, perché aveva in lui il senso di chi era Dio e non meritava questo Dio di essere lasciato, abbandonato così da solo nel tabernacolo. Dunque, ognuno di noi ha il suo modo di pregare. Perché quando siamo stati creati, abbiamo ricevuto particolarmente, unicamente, un modo di pregare. La nostra preghiera è unica davanti a Dio. Non ce n'è un altro che fa la stessa preghiera, perché non ce n'è un altro che c'è un altro cuore, il stesso cuore. Abbiamo un modo unico di soffrire. Abbiamo un modo unico di amare, abbiamo un modo unico di adorare. E noi, quando siamo insieme, facciamo una bella mosaica davanti al Signore, dove ognuno di noi ha la sua misura, il suo colore, la sua forma, la sua bellezza. Perciò che la Madonna ama che preghiamo insieme, perché così fa una, come dice lei: vorrei offrire a Dio una bella mosaica con tutti voi, cari figli. Ecco, tante persone si scoraggiano nella preghiera perché anche al momento della preghiera
ad un pensiero cattivo. Prego, ma so che non serve a niente. Prego, ma so che Dio non mi ascolta. Prego, ma cosa faccio? Perdo il mio tempo. Prego per dovere, però... Ecco. Allora vi do un esempio che ho tirato fuori da Suor Faustina, una grande santa. E Gesù parlava con lei. Una volta lei va in cappella per l'ora santa. E lei, quella ora santa, era un disastro. Ma un disastro. Perché dall'inizio alla fine lei è stata bombardata di pensieri totalmente fuori di Dio. Non so esattamente che tipo di pensieri, però so che lei lottava contro questi pensieri, questi sentimenti, questa ispirazione che venivano certamente dal malino, un disturbo, e lei durante tutta quest'ora non voleva questa situazione, non voleva queste distrazioni, questi pensieri, non voleva, però venivano comunque e lottava, però venivano comunque. E dunque tutta l'ora ha passato a lottare, dicendo no, no, signore, no, questo no. Ma era invadata, non so che ne era bombardata di questi pensieri. Alla fine si è lamentato a Gesù, dicendo, signore Gesù, mi dispiace tanto, tanto, perché questa ora della ora santa non ho potuto pregare un minuto perché sono stata bombardata di pensieri totalmente fuori del tuo spirito. E Gesù ha risposto, ma ti piacevano questi pensieri, queste distrazioni? No, signore, era orribile. Non levo. E Gesù ha detto, sappi, cara mia, figlia mia, che questa ora della tua preghiera, la tua ora santa, per me era una delizia. Ma come? Una delizia? Non si può, signore. Perché? Perché hai lottato, perché non volevi questi pensieri e dunque facevi tutto per scacciare questi pensieri perché mi volevi io, me. E hai fatto tutto questo combattimento perché avevi scelto me. E dunque hai combattuto e questo per me era la mia delizia. Allora, per noi, cosa pensiamo? Possiamo tirare fuori di questa cosa? Facile. Quando entriamo in preghiera, prima di tutto prendiamo un posto di silenzio, dove si può avere un'intimità con Gesù. E decidiamo a quel momento di fare l'ora santa e di mettere Gesù al centro, che veniamo per Lui e niente altro. Non per fare il menù di domani, non per fare il discorso al figlio che non sta bene, non per fare la telefonata in anticipo, di fare immaginative conversazioni con l'uno o l'altro. Ecco, decidiamo che questa ora è solo per Gesù. E questo si chiama in ebraico la kavana. Dunque, mettere la direzione della nostra volontà nella direzione giusta. Sono venuto per te, Gesù, per farti compagnia, per pregare, e niente altro ha importanza per me. Poi vengono le distrazioni, perché un piccolo dolore, un ricordo che ci arriva comunque a quel momento, una paura, una qualsiasi cosa che ci viene in mezzo per la distrazione. Allora, una cosa da sapere, Satana non vuole che noi preghiamo e farà del tutto per impedire e scoraggiarci di pregare, questo lo sappiamo. Però se abbiamo messo il timone nella direzione di Dio, allora tutto ciò che accade non fa niente per Dio, perché Dio ha visto che siamo venuti per Lui, abbiamo messo il timone su di Lui, su Lui stesso, e se per la debolezza umana ci arriva tutte queste cose, tutta questa pazzatura del demonio, della nostra immaginazione, chissà ancora, fa niente per Dio, perché Lui vede che abbiamo deciso di pregare e basta a Lui.
Vedete, dunque la cosa importante è quando prendiamo un tempo di preghiera, di prima di tutto mettere il timone nella direzione giusta. Sono venuta, Signore, sono venuta per te. Poi preghiamo lo Spirito Santo che ci aiuti, perché è importante che la preghiera sia da Lui, sia da Lui. E quando preghiamo lo Spirito Santo, Lui arriva, senz'altro Lui arriva. E non ci fidiamo mai dire: Dio non ascolta le mie preghiere. Questo è un'offesa per Dio, è un'offesa che facciamo a Dio. L'altro giorno ho visto una donna che aveva il marito beve, poi c'è un disastro a casa, poi non ce la fa, poi ha delle sofferenze, e dice, allora ho detto: ma preghi la Madonna. No, adesso vedo che la Madonna non mi aiuta per niente, non sente le mie preghiere, il marito continua a bere, dunque non prego più, perché, ecco, questo è un'offesa. Ho detto, tu devi riprendere la preghiera con la fiducia che Dio ti ama, la Madonna ti ama, lei è con te nella sofferenza e continua a perseverare nella preghiera, anche se non vediamo i frutti. Perché, lo dico ancora, tutte le preghiere sono ascoltate da Dio, tutte. Però Lui c'è il suo modo divino di rispondere, perché di nuovo lo dico, Lui vede l'eternità e non vediamo oggi. E siamo molto limitati con i nostri desideri, con i nostri piani. E sappiate che quando preghiamo, Dio è sempre pronto a fare vacillare i nostri piani. E grazie a Dio, perché sarebbe una catastrofe che Dio faccia tutti i nostri piani che sono umani, invece di fare i piani divini. E vogliamo i piani divini, perché i piani divini, dove si mettono questi piani divini? Si mettono direttamente in cielo. Ecco, la Madonna ha fatto tante, ha dato tanti, tanti messaggi sulla preghiera. Per incoraggiarvi dico, la preghiera è il fondamento della vostra pace. Non c'è pace senza la preghiera. E perciò che il mondo è in tilt adesso, un grande, grande pericolo, perché tanti hanno lasciato la preghiera. Tanto non pregano mai. Anche i religiosi, ci sono religiosi che non pregano. Fanno. Una volta una persona americana mi ha detto: Sor Emanuele, chiedi a Vizca di pregare per me, perché faccio tanto per la Madonna, ma sono assolutamente sfinita di stanchezza, non ne posso più. Chiedi alla Madonna, a Vizca, di pregare per me. Ho passato l'intenzione a Vizca e lei si è arrabbiata e mi ha detto: sai, Sor Emanuele, ci sono le persone che pensano fare molto per la Madonna, infatti cosa fanno? Disturbano i suoi piani, perché fanno e non pregano, e dunque quello che fanno non è nel piano della Madonna. Il piano della Madonna si riceve quando e dove? Nella preghiera, nell'ispirazione che c'è lo Spirito Santo per aggiustarci al piano di Dio e lasciare i nostri piani. E questa è la preghiera. Allora, tante persone pensano fare, non saremo giudicati sul numero di azioni che abbiamo fatto, saremo giudicati sull'amore. E l'amore, quando, come ci arriva l'amore? Nella preghiera. È una trasfusione di amore direttamente dal cuore di Dio che passa in noi. E dunque la pace, la stessa cosa, è la pace di Dio che Lui ci dà nella preghiera, perché siamo confusi con la falsa pace, che è infatti la tranquillità umana. C'ho la salute, c'ho un denaro, c'ho un tetto, c'ho un marito bene, sono nella pace. No, sono nella tranquillità. È molto diverso, perché questa tranquillità può saltare ogni momento, perché è umana. In una guerra posso perdere il marito, posso perdere la salute, e allora dove sarà la mia pace? No, la tranquillità non è la pace. La pace, shalom, cos'è? La parola shalom significa la plenitudine, la pienezza. Abbiamo lo shalom quando
Dio abita completamente il nostro cuore e riempie completamente il nostro cuore. Siamo colmi dalla presenza del Padre, Figlio e Spirito Santo, siamo colmi e a quel momento abbiamo la pace di Dio. Anche nelle onde, anche nelle prove, anche nella guerra, in mezzo alla guerra possiamo avere la pace se preghiamo, perché la pace è la presenza di Dio in noi. Vedete Gesù che dormiva nella barca con tutte queste onde, lui era in pace. Uomini di poca fede, perché avete dubitato? Sono qui, non posso sondare. Ecco, allora preghiamo, la preghiera è il fondamento della nostra vera pace divina. E mi ricordo Witzka quando c'era la guerra nel 92, noi, questa comunità delle beatitudini, siamo rimasti qui a Medjugorje per aiutare i contadini e portare i bambini nel sicurezza verso la costa. Comunque, e la gente del posto ha detto: ma voi non andate a casa perché in Francia c'è la pace, non rimanere qui che c'è il rischio della guerra. No, siamo rimasti perché è la Madonna che ci aveva invitato qui. E allora sono andata a vedere Witzka durante la guerra e l'ho provocata. Ho detto: ma Witzka, sai che i tuoi fratelli sono sul fronte? Sai che il nemico è dietro la Neretva, può arrivare qui e fare quello che hanno fatto altrove, ammazzare gli animali, bruciare le case, tagliare la gola delle persone, sono 5 chilometri da qui, non hai paura? Lei mi guardava col suo sguardo meraviglioso di pace e di gioia e mi fa: ma Suor Emmanuel, quando abbiamo Dio nel nostro cuore, quando abbiamo la pace di Dio nel nostro cuore, di che cosa possiamo aver paura? Quel giorno ho ricevuto l'insegnamento più potente della mia vita sulla vera pace di Dio. È questa la pace. E potete essere in mezzo alla guerra, e noi l'abbiamo sperimentato. Vedevo le bombe cadere, sentivo questa esplosione di Chitluk, di Chaplin, di Most. Sentivamo tutto nella guerra, ma nel cuore la pace, in mezzo alla guerra. Perché quando preghiamo ci arriva dentro la presenza di Dio e Lui si manifesta con la sua pace. Dunque non temere, non abbiamo nessun motivo di temere, anche in questo periodo così difficile, non abbiamo nessun motivo di aver paura, perché se abbiamo Dio abbiamo tutto. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi, per il mondo intero. San Giuseppe, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.